sono posta una domanda: come ANPI, perché non dare il nostro patrocinio? Il coordinamento donne della nostra associazione il mese scorso, durante un convegno, ha discusso per formulare una richiesta rivolta ad altre associazioni su temi relativi alla violenza, proponendo che il 25 novembre possa diventare giornata internazionale contro la violenza alle donne per il riconoscimento della persecuzione di genere come crimine contro l'umanità. Giornata internazionale e giornata nazionale, perché il tema della violenza di genere e dei femminicidi nel nostro paese è tutt'altro che archiviato. Che cosa sta succedendo nel mondo? Quante solitudini, quante frustrazioni, quanti egoismi trovano sfogo nella violenza? La lotta delle donne, le nostre lotte per la democrazia e la difesa della Costituzione hanno consentito la conquista di tanti diritti che però vanno continuamente monitorati, salvaguardati e mai dati per scontati. Penso che negli ultimi anni troppe cose siano state date per scontate: la normalità, il benessere, il successo facile e la stessa pace. Sadia ce l'ha fatta, si è riscattata con una grande forza interiore, ma quante in tutte le parti del mondo soffrono, subiscono e non riescono a chiedere aiuto? Noi, donne qui presenti, più o meno della stessa generazione, possiamo ritenerci veramente fortunate per essere sempre state consapevoli della nostra forza, di aver combattuto per i diritti conquistati il secolo scorso, e siamo pronte a difenderli insieme alle nuove generazioni, perché il futuro è nel mondo. Poi volevo annunciarvi i prossimi due appuntamenti che terremo nel mese di novembre. Il 5 novembre sarà presente Giorgio Pagano con Tra utopia e realismo, appunti sul 68. Curatore è Giorgio Pagano e sarà presente Amilcare Grassi, Mario Grassi, cioè Celè. Mentre il 12 di novembre ci sarà un incontro con Giuseppe Lutini, Bataclan, però qui sarà lui che dirà cosa farà, vi spiegherà meglio. Allora, benvenuti agli incontri di lettura, siete molto numerosi, quindi siamo contenti. Solo un piccolo, diciamo, flash sull'incontro che ci sarà il 12, quindi che vi vede protagonista. Praticamente non sarà una presentazione di un libro, ma una lettura teatrale di un lungo racconto. Quindi ci sarà un'attrice che è Laura Paganini. Sarà un'attrice, appunto, Laura Paganini, e io che leggeremo un racconto che ho scritto qualche tempo fa in occasione della, diciamo, a ridosso degli eventi di Parigi culminati nella strage del Bataclan, del teatro Bataclan, e praticamente, diciamo, con questa lettura vogliamo un po', diciamo, non celebrare, ma ricordare un evento così brutto come quello che c'era stato a Parigi e che ahimè ancora diciamo, ha tutta una serie di strascichi, eccetera. Quindi sarà una lettura teatrale e quindi sarà un modo diverso di interpretare questi punti di lettura. Stasera, come sapete, presentiamo il libro di Donatella Mascia, che si intitola Sadia, storia di una donna vera. E quindi questo libro è appunto edito da
più con i nostri Stefano Termanini, editore qui presente. Quindi poi daremo la parola sia alla scrittrice che all'editore. E praticamente quello che volevo dire è come è nata l'idea, come è nato, diciamo, questa presentazione. Io, diciamo, mi sembra maggio o giugno, ho accompagnato una mia amica all'Hotel Jolly, dove c'era la presentazione di questo libro. Non sapevo assolutamente nulla del libro di cui lo parlasse. L'unica cosa era la copertina, che mi aveva un po' attratto, ma di fatto sono andato lì senza avere un'idea di cosa parlasse questo libro, eccetera. E quindi mi sono trovato di fronte ad una tela, di fronte all'editore, che hanno raccontato, diciamo, presentato questo libro, eccetera. E ne sono rimasto molto colpito, molto affascinato, perché quello che mi aveva colpito quel giorno era questa sorta di dualismo, no? Cioè, praticamente Sadia è un personaggio letterario, ma in realtà è un personaggio vivo e vegeto, cioè un personaggio che quello che viene raccontato nel libro, ahimè, l'ha vissuto sulla sua pelle. E quindi questa cosa mi ha abbastanza colpito e mi ha incuriosito, per cui quando, diciamo, ci siamo trovati con Paolo e Oretta a stilare il programma di questi incontri, subito ho detto: no, bisogna presentare questo libro, che non avevo ancora letto, no? E quindi che cosa è successo? L'abbiamo inserito, ho chiesto a Donatella se era d'accordo, se sarebbe venuta, e lei ha accettato con molto entusiasmo, no? Io ho descritto, diciamo, il nostro modo di condurre questi incontri, dove lo facciamo e così via, e lei era molto entusiasta, per cui l'abbiamo inserita. A quel punto mi è toccato leggere il libro, no? Devo dire che il libro è bellissimo, cioè non lo dico più per piaggeria, perché c'è davanti lei o c'è davanti l'editore, ma è veramente un libro scritto molto bene, ed è un libro che ti prende, cioè è un libro che ti fa soffrire, è un libro che ti fa incavolare, no? Perché praticamente la storia di questa Sadia vera e romanzata, che sono praticamente due facce della stessa medaglia, è una storia che coinvolge, cioè è un libro che fa piangere, fa anche molto incavolare, nel senso che se io mi trovassi, cioè mentre io lo leggevo, se mi sarei trovato di fronte al marito, quindi all'antagonista del libro, probabilmente non so cosa avrei fatto, perché veramente ti scatena una rabbia, ti scatena una voglia di difendere Sadia, di proteggere, così. Quindi questa è stata un po' la genesi di questo incontro. E quindi questa è una bella occasione, come ha ricordato Oretta, perché siamo vicini al 25 novembre, e soprattutto una cosa molto importante è che la storia di Sadia, quella vera, quella nel romanzo, è una storia di sofferenza, ma è anche una storia di riscatto, è una storia, diciamo, come hanno scritto, a lieto fine, per cui e questo lieto fine non avviene solo grazie alla determinazione di Sadia, ma avviene anche grazie al fatto che le istituzioni, almeno in questo caso, hanno funzionato, no? Quindi io non dico di più. Ora passo la parola all'editore, a cui chiedo di parlare non solo del libro, ma soprattutto di Donatella, che è un personaggio molto interessante, perché da un lato è, diciamo, una professionista molto affermata, è una professoressa universitaria, un ingegnere. Avevo sentito con la presentazione che hai fatto cose importanti. Vabbè, e il fatto che sia un ingegnere è anche un segnale di come le donne, diciamo, possono riuscire
riscattarsi, eccetera, anche in un mondo dominato dai maschi, no? Che è quello dell'ingegneria. No? Qui guardo il mio amico Landini che ha iscritto a ingegneria. Quanti erano le donne iscritte a Pisa? Niente. Noi eravamo coetanei, lui era iscritto a ingegneria, poi ha fatto la carriera militare, ma io mi ricordo che non c'era nessuna. Anzi, mi ricordo che ne avevo conosciuta una che studiava, era il primo anno, diciamo, nonostante mi considerassi voluto, in realtà la guardavo come dire, ma dove te vai? Invece Donatella ci può dire che è tutta un'altra cosa, anche se mi sembra che l'altra volta vi parlate di un problema di bagni. Sì, sì, tra gli altri anche questo. Io, ahimè, sono anzianotta, quindi quando sono andata in ingegneria io ce l'ho solo io, e quindi anche la toilette costituiva un problema, sì. Quindi questi sono segnali molto forti. Quindi io adesso do la parola a Stefano Termanini, stavolta l'ha azzeccata, e poi sentiremo la viva voce di Donatella. Grazie. Ma faremo anche delle letture, perché qui c'è Daniela Feltrinelli che appunto ha scelto lei dei brani, e quindi vediamo proprio, tocchiamo con mano come scrive Donatella. Grazie, buonasera a tutti voi, sono molto felice di essere qui questa sera a parlare del libro di Donatella Mascia, a farlo qui, grazie per l'introduzione che è stata fatta, quindi ringrazio anche per l'organizzazione di questo incontro e ringrazio in particolare il direttore Lisi, Daniela Feltrinelli, la Presidente che ha parlato aprendo questo incontro, grazie a tutti voi che siete qui, tanto numerosi e tanto benevolmente attenti, cosa che ci fa molto piacere, perché i temi che il libro tratta, i temi a cui il libro è dedicato, sono temi molto alti, molto importanti, sono temi incisi sulla carne di persone vere, e quindi questo rende, come dire, la lettura del libro particolarmente coinvolgente. Provo ad andare dal grande al piccolo, provo ad andare da, come dire, da epoche lontane alla nostra epoca più presente, molto rapidamente. Noi veniamo da un'epoca lunga, veniamo da una storia lunga in cui le donne sono molto poco scrittrici e molto frequentemente descritte. La nostra tradizione è piena, è fitta di donne descritte ed è invece molto rara di donne scrittrici. Lo sappiamo, lo ricordiamo tutti, quali siano le donne della nostra tradizione, Laura, Beatrice, donne angeliche che ad un certo punto si affacciano sul palcoscenico della storia della letteratura non solo italiana, anzi la tradizione è quella non italiana, ma abbiamo poche donne che scrivono, pochissime donne che scrivono, perché la condizione femminile è per un tempo lunghissimo, anche nel nostro Occidente, che oggi proclama, come dire, la dignità, giustamente la dignità della donna, la parità della donna, l'attenzione specifica alla donna, ecco, anche nel nostro Occidente c'è un tempo lunghissimo in cui la donna è soggetto, è oggetto descritto e non soggetto che descrive. Ci sono dei casi naturalmente di donne che scrivono, ma sono casi molto eccezionali, guardate, si contano quasi sulle dita di una mano. Abbiamo i casi di Eloisa, di Hildegarda di Bingen, di Rosvita, questi, Santa Caterina da Siena, Veronica Franco, venendo a tempi un po' più recenti, sono tutti casi che tra loro si collegano attraverso un filo rosso di eccezionalità. Le donne che scrivono nell'epoca più antica sono donne che valicano il ruolo normale che la società assegna alle donne. Perché? Alcune di esse sono personalità collocate nella scala sociale molto in alto e spesso anche hanno un ruolo che le porta fuori dalle maglie troppo strette della società. Hildegarda di Bingen, Rosvita sono suore, sono badesse, ma sono anche di famiglie, sono anche figlie di famiglie aristocratiche, oppure sono grandi sante. Santa Caterina da Siena, la sua eccezionalità le permette di essere una grande scrittrice ad un certo punto della sua vita, pur quasi analfabeta.
oppure sono donne che si collocano fuori dalla società per altre ragioni. Veronica Franco, una cortigiana che a Venezia addirittura viene incaricata di accompagnare il re di Francia, e che è colei che scrive in una Venezia altrimenti maschile, in una società altrimenti maschile. Allora, per molto tempo, prima di arrivare al Novecento, quando abbiamo i casi dirompenti, eclatanti, di donne che scrivono affermando la propria personalità, da noi Sibilla Lerano, che nel 1901-4, no, tra il 1901 e il 1904, scrive una donna, e poi più avanti la celebre Virginia Woolf, ecco, fino a quel momento noi non abbiamo delle donne che scrivono, delle donne soggette. Allora noi ci troviamo di fronte ad un libro in cui, un po' magicamente, si uniscono i lembi della tradizione. Quindi abbiamo una donna descritta e una donna che scrive. Due elementi che per tanto tempo nella nostra storia occidentale, nella nostra storia letteraria occidentale, sono stati disgiunti, hanno percorso due binari paralleli che sembrava impossibile convergessero l'uno rispetto all'altro, in questo libro si trovano invece unite. Abbiamo Donatella Mascia che scrive e Savia che è descritta. E il sodalizio fra le due è perfetto, il sodalizio fra le due funziona in maniera eccezionale. Il libro si colloca all'interno della produzione di Donatella Mascia con una sorta di scatto in avanti rispetto al senso civico della scrittura, al senso civico che alla scrittura la scrittrice assegna. Passo in rassegna le sue opere. Donatella Mascia comincia a scrivere nel 2013, scrive un libro il cui titolo è Magnifica Visione, scrive poi Lo spione di Piazza Leopardi. Sono libri di intreccio. Sono libri in cui l'ambientazione è specifica, nel caso di Magnifica Visione è il paese di Visone, nel caso dello spione di Piazza Leopardi è un quartiere di Genova. Libri di intreccio, libri gialli, libri in cui si deve scoprire il mistero che sta dietro i fatti. Scrive poi di Uomini e di animali, scrive Quel gran signore del gatto Aldo, sono libri in cui i protagonisti sono animali, e in cui l'intreccio diminuisce in qualche modo di importanza rispetto ai primi due per cedere spazio al valore dei personaggi e delle personalità espresse sul palcoscenico della storia. In questi libri Donatella mette in luce il suo amore per gli animali, il suo amore per la natura, la sua capacità di far recitare ciascun personaggio, che sia uomo o animale, no? C'è proprio il titolo della sua raccolta di racconti che vi ho citato, di uomini e di animali, in cui bene si rappresenta questo dittico, questo binomio, ecco, di mettere sulla scena gli uni e gli altri con una sorta di parità, di dignità e di diritto alla rappresentazione. Quindi già una battaglia in qualche modo che Donatella aveva combattuto in quei libri per affrancare una parte debole, quella degli animali rispetto agli uomini. Quindi ecco già un'attenzione in qualche modo civica, un mettere al servizio la propria scrittura rispetto a una causa. Questo accade, poi ci sono altri due libri che voglio citarvi, Una Giulietta Rossa e L'Uno nella Notte del 2023, nel 2024 Savia. Con Savia Donatella fa lo scatto in avanti, in cui lo scatto in avanti che speriamo tutti voi potrete, come dire, valutare personalmente e speriamo anche apprezzare attraverso la lettura diretta del libro, che è quello di una scrittura che depone un po' la funzione di intrattenimento, che pure era rimasta molto forte anche accanto alla volontà di rappresentare i diritti di una parte minoritaria e più debole, e diventa una scrittura di impegno civico. Diventa una scrittura che vuole combattere, vuole battersi perché una parte debole, in questo caso una donna che proviene da un universo di valori e da un retroterra storico piuttosto diverso dal nostro occidentale, dove i diritti delle donne ancora non sono rappresentati, dove i diritti delle donne non sono difesi, si parla di una donna del Bangladesh. Savia è una ragazza del Bangladesh andata in sposa precocemente secondo gli usi, i costumi, le leggi, le tradizioni di un mondo in cui non si può dire non si fa più così, perché vige l'uso di continuare a fare come si è sempre fatto. E qui in un certo qual modo l'Occidente che Donatella ci racconta si contrappone per mentalità
e fortemente e dirompentemente rispetto all'Oriente, in cui si dice e si continua a dire si è sempre fatto così, la tradizione così vuole, non possiamo, non vogliamo, non dobbiamo, non sappiamo cambiare. Ecco, in questo senso lo scatto di Saria che voi noterete, che voi osserverete, che tutti i nostri lettori hanno apprezzato, è proprio questo, quello di rimettere in discussione le cose, di rirappresentarle. Peraltro la storia è vera, ma Donatella la rimette in scena davanti a noi affinché noi lettori la viviamo, la riviviamo con lei, la riviviamo con Saria, che come è stato già detto da Giuseppe Ruvisi è un personaggio vero, la cui storia viene raccolta dall'autrice, che poi ce ne dirà sicuramente più approfonditamente, meglio di quanto possa fare io, però ecco, questo tipo di operazione è un'operazione che vuole riscattare una parte debole in un'area del mondo dove la condizione della donna è ancora quella, per certi versi simile alla condizione della donna del nostro Medioevo. La donna non può far altro che accodarsi alla volontà dei maggiori, accodarsi alla volontà della tradizione, seguire ciò che le viene detto, anzi ciò che le viene imposto dalla famiglia e dalla tradizione familiare. Due cose ancora che desidero dirvi. La scrittura. Siamo di fronte a una scrittura profondamente diversa rispetto alla scrittura dei libri precedenti. Se alla scrittura viene assegnata quella funzione civica di cui vi dicevo, e quindi una scrittura che deve combattere una buona battaglia, combattere una battaglia che viene ritenuta buona, in premessa dall'autrice e da tutti noi, naturalmente, che leggiamo il suo libro, la scrittura deve diventare altra cosa rispetto alla scrittura di intrattenimento, che, o parzialmente di intrattenimento, che vi ho raccontato per i libri precedenti, che vi ho accennato per i libri precedenti di Donatella Mascia. Dove Donatella Mascia si proponeva di intrattenere il proprio lettore, la scrittura era brillante e divertente. Qui, che la scrittura deve essere una scrittura di combattimento, deve essere una scrittura dirompente, deve essere una scrittura che fa male, perché ci deve chiamare in causa, perché tutti noi dobbiamo prendere in qualche modo, diciamo così, le armi in pugno a difesa di Saria. Ecco, questa scrittura è diventata una scrittura tagliente, e quindi Donatella Mascia trova un altro stile, un altro modo di scrivere che si adatta ai contenuti del libro. Lo fa con una capacità di trasformismo, con una capacità e con una qualità della scrittura che davvero ci dice la sua capacità di scrittrice, con una mimesi rispetto anche ai fatti di cui ci racconta, rispetto ai luoghi che ci descrive, alle personalità che evoca e che porta sul palcoscenico della sua storia. Ecco quindi che per descrivere le malefatte del marito di Saria, che è appunto quel personaggio che Giuseppe Ruvisi ha già evocato, cioè un cattivo puro, un cattivo nella incoscienza della propria cattiveria, della propria brutalità, perché pensa di essere nel giusto in quanto aderente alla tradizione che così lo ha fatto, ma è un marito che la picchia, è un marito che non la ama, è un marito che si sfoga su di lei quando torna a casa dal lavoro frustrato per un lavoro che non lo soddisfa. La tradizione del suo paese gli permette di fare così. Lo stile di Donatella, che ci deve descrivere, che ci deve dire quanto questa brutalità sia inaccettabile, è uno stile che diventa tagliente, è uno stile che si impone, è uno stile affilato. Quindi questa è una notazione che certamente desideravo trasmettere. E poi l'ultima cosa che voglio dirvi è che il percorso che questa donna fa nel libro di Donatella Mascia, che è un percorso di liberazione, già stato anticipato da Giuseppe Ruvisi, non sciupiamo la tensione della storia dicendovi che Saria ritrova la propria dimensione di futuro, che ritrova la capacità di organizzare la propria speranza di costruire un futuro a propria misura, e che quindi, diciamo, ritrova se stessa in questa misura grazie alle istituzioni italiane, grazie alla cultura italiana, grazie al nuovo humus in cui si trova immersa quando viene in Italia, grazie anche all'aiuto degli italiani. Questo ci piace, perché una volta tanto l'Italia fa anche una bella figura, no? Che è assolutamente piacevole per tutti.
Però ecco, questo percorso sta al culmine di una storia lunga e difficile che noi non possiamo dimenticare. Perché è vero che in questo libro l'Occidente e l'Italia si mostrano capaci di portare fuori dalla sua tragedia Sadia e di darle l'occasione di costruirsi un futuro a sua misura, ma è vero che questo percorso in fondo anche per noi è abbastanza recente, è opportuno che non ce ne dimentichiamo. Ricordiamo che le donne hanno cominciato a votare in Italia nel 1946, in Nuova Zelanda, esperimento diciamo europeo antipodale nel 1893, negli Stati Uniti nel 1920, in Finlandia primo stato europeo nel 1906, nella civilissima Svizzera nel 1971. È un percorso quindi molto recente quello di cui siamo portatori e difensori con Donatella Mascia in questo libro. Ma è, come dire, una storia anche che sta al culmine di una nostra personale vicenda di cammino, di costruzione del nostro sistema di diritto, che dobbiamo tenere molto cara, che dobbiamo saper esprimere, saper difendere e che dobbiamo anche, quando sia il caso, saper estendere a coloro che, ahimè, si trovano in una situazione assai più penalizzata di quella in cui ci troviamo. Grazie. Allora, prima di dare la parola a Donatella, leggiamo subito un pezzo e quindi proprio entriamo nella scrittura. Mio padre e mia madre attendevano sulla soglia. Mia nonna era dietro di loro. Mia madre aveva il sari rosso bordato d'oro, quello delle grandi occasioni. Mio padre e la nonna erano vestiti di bianco. Lasciai la finestra e mi affacciai sulla scala. I visitatori furono fatti accomodare in salotto. Li vidi le sagome sparire dietro la porta, che si richiuse alle loro spalle. Scesi di sotto silenziosamente e mi misi ad origliare, ma non riuscivo a sentire che poche parole frammentate. Talvolta udivo pronunciare il mio nome. Parlarono a lungo. Dopo quasi 2 ore fui ammessa nella sala. Erano seduti su cuffie e divani e avevano gli occhi puntati su di me. Mi tennero in piedi nel bel mezzo della stanza. Una delle due donne mi chiese: «Come ti chiami?» Che domanda stupida. Conoscevano già il mio nome. Risposi con un fil di voce. Che cosa ti piace fare, Sadia? Notai che il suo linguaggio era stonato. L'accento con cui aveva pronunciato quelle poche parole portava con sé la cadenza della zona costiera del sud, bocca o giubilì, una cadenza diffusa tra contadini e pescatori. Nulla a che vedere con le vesti preziose che la rivestivano, né con l'aria raffinata che affettava. Tenevo il capo chino, non mi andava di vedere le loro facce. Mi piace studiare. Che dici? Non ho capito. Mi piace studiare, ripetei in un nuovo bisbiglio. Bene, e che altro? Nessuno prima di allora mi aveva mai chiesto che cosa mi piacesse fare. Mi trovai impreparato. Avanti, rispondi, incalzò la nonna. Mi piace truccarmi. Truccarti? Alzai gli occhi e colsi un'ironia malvagia nei loro sguardi. Una delle due donne aveva tratti che la facevano somigliare all'uomo. Lei e gli altri dovevano essere fratelli. L'altra donna era diversa, più bella e formosa, in modi disinvolti. Sì, sussurrai. E che altro? Scrollai il capo, un segno di diniego. Non mi viene in mente altro, risposi con ingenuità. Avrei forse potuto dire che il mio sogno era studiare, diventare maestra. Un sogno, certo. E io avevo paura a rivelare loro il mio sogno. Mio padre però, lui forse mi avrebbe capita, si
sarebbe stato mio alleato. Se avessi trovato il coraggio di dirglielo, forse lui mi avrebbe aiutata a farlo diventare re. La nonna mi fece segno di uscire. Accennai un inchino e mi congedai, ma appena fuori della porta vi appoggiai contro l'orecchio per sentire quello che avrebbero detto di me. Parlavano a voce bassa, impossibile udire. E quando colsi un tramestio di congedo, fuggii di sopra, mi rifugiai nella mia stanza e spiai dalla finestra. Li vidi, dopo un poco, allontanarsi in fila. Lui camminava con passo deciso, senza più strascicare i piedi come aveva fatto all'arrivo. Teneva la testa alta e il petto in fuori, con un'andatura da cui trapelava soddisfazione. Notai che gli altri due uomini lo sovrastavano di tutta la testa. Uno di loro, il più alto, si mise alla guida. Le donne li seguivano con la schiena ben dritta. Pareva quasi che portassero dei vasi sul capo, tanto stavano rigide. Reggevano i vassoi dei dolci ricevuti in dono da mio padre e da mia madre. Mi sentii venire lì e tra le lacrime corsi verso il letto e sprofondai con la faccia nel cuscino. Restai così un tempo infinito, tremando al pensiero di quello che mi sarebbe potuto capitare. Ma nessuno venne a cercarmi, nessuno vagò. Sentivo i rumori familiari della casa, tutto come sempre, tutto come a ogni altro giorno, una quotidianità che ora mi faceva paura. Il giorno successivo seppi che sarebbero tornati. «Sei una donna fortunata», disse mamma, «ti si presenta un'occasione unica. L'uomo che ti ha chiesto il nome si chiama Faim. Ha 30 anni, l'età giusta per te. Fratello maggiore ha fatto fortuna, ha messo su una fabbrica di magliette e fa soldi a palate. Lui ha una ditta in Italia, è un lavoratore, si farà strada. Potrai andare in Italia, a Roma. Non voglio sposarmi, non voglio. Lui non mi piace, è vecchio, grasso e piccolo ed è pure molto antipatico, non lo voglio. Io voglio restare qui, a casa mia, con voi». Mentre parlavo, fiumi di lacrime mi bagnavano le guance e cadevano a terra, lasciando tracce sul pavimento. «Non sei tu a decidere. Noi pensiamo che sia una buona scelta. Un giorno ci ringrazierà». Con questo finale, cioè non finale, questo passaggio un po' drammatico, ma io mi trovo bene in piedi. Beh, intanto vi ringrazio tutti voi di essere venuti, di averci dedicato questa attenzione. Sadia è una donna, Sadia sono tutte le donne, quelle del passato e quelle di oggi. Perché ho scritto sto romanzo? Faccio le domande, magari me le fa Giuseppe oppure me le faccio. Sì, no, te le fa. Come vuoi, se vuoi fare un'introduzione. Perché poi... questo romanzo? Questo romanzo perché la conoscenza di questa ragazza mi ha colpito e perché questa sua esigenza di aprirsi e di raccontare questa sua vita turbolenta non poteva rimanere senza un eco. E allora ho pensato che era affascinante anche aprirsi a un mondo che non è la nostra società. La nostra società, sappiamo, ha anch'essa grossi problemi su questo tema. Però con questa ormai necessità di convivere con altri popoli, con persone, con società differenti, mi aveva anche incuriosito perché volevo vedere la realtà da un altro punto di vista, perché noi riusciamo a vedere quello che vediamo rimanendo un po' fossilizzati nella nostra identità, col nostro pensiero, con le nostre abitudini, con le nostre tradizioni. Io ho cercato, ho fatto questo sforzo, poi spero riuscito, di immedesimarmi nei personaggi.
questi personaggi lontani da noi, per i quali ovviamente è stato necessario, sono stati necessari anche degli approfondimenti culturali, di studio delle loro tradizioni. Allora, cercare di vedere perché questa madre ha voluto costringere, come abbiamo visto, Sadia ad andare incontro a questo destino. È perché ha voluto salvarla da una realtà crudele del Bangladesh, e la madre, pur essendo autoritaria, pur non essendo mai piegata a una carezza nei confronti della figlia, però questa madre voleva il bene della figlia. Lei l'ha mandata in Italia perché sperava che si togliesse da un paese dove un ragazzo poteva sempre tirare dell'acido in faccia a una donna per sfigurarla. Quindi la madre la voleva salvare, non la voleva vendere. In realtà invece si è trovata in un inatteso, non lo so, però un uomo che non aveva nulla a che vedere con Sadia. Sadia è una persona che ama la natura, che ha una sensibilità. L'uomo di fronte a lei è un contadino rozzo, un uomo che non ha studiato, un uomo che non capisce che senso possa avere la scuola, che le impedisce di studiare, che non la condivide. Quindi sono due mondi diversi dello stesso mondo. Non è solo la tradizione culturale del maschio che domina la donna, ma è anche una differenza di modo di vivere il mondo che ha creato questo contrasto. E quindi quest'uomo, che pensava di comprarsi con pochi soldi, con un regalo, una donna che avrebbe risolto finalmente i suoi problemi quotidiani, perché questo era il suo obiettivo, si è ritrovato una donna che non si confaceva alle sue attese. Perché Sadia aveva una personalità, perché Sadia, nonostante le violenze, si ribellava, perché non poteva accettare di vivere la vita che quest'uomo le pretendeva di imporre. Pur essendo una ragazzina, perché quando questa storia nasce, Sadia ha appena compiuto 16 anni. E voi pensate che, siccome anche nel Bangladesh la legge dice che prima dei 18 anni, se non sono consenzienti, non possono andare in sposa, hanno falsificato la data di nascita. Intanto un'anagrafe in Bangladesh non c'è, ognuno si chiama come vuole, non esiste nemmeno la tradizione dei cognomi, quindi non era difficile nemmeno falsificare la data di nascita, per cui Sadia si sposa a 18 anni pur avendone compiuti appena 16, e quindi tutta la sua storia evolve con lei che piano piano si trasforma e cresce, perché parte bambina e arriva ad essere una donna, una madre, che non riesce a un certo punto nemmeno a provvedere ai propri figli, e quindi incomincia la sua tremenda schiavitù con la nascita dei figli. La schiavitù si fa veramente pesante e terribile. Ora, io non voglio raccontare tutto il romanzo, però... Faccio un po' di domande. Sì, grazie. Sì, perché abbiamo pensato di organizzarla proprio come dialogo, no? Quindi... la prima cosa che mi viene in mente è questa. Io nel libro, cioè, c'è una buona parte del libro che è ambientata in Bangladesh. Quando la leggevo sono rimasto abbastanza stupito della ricchezza di particolari, sia da un punto di vista sociale, delle relazioni tra genitori, figli, diciamo come si organizza un matrimonio, come ci si fidanza, come si fanno le feste, quanto dura, eccetera, ma anche e soprattutto una descrizione molto particolareggiata dell'ambiente, quindi dei profumi, dei colori, dei fiori, eccetera. Quindi mi sono detto, ma ci sarà stata... Sono come Salgari, che ha raccontato cose meravigliose senza essere mai stato in India. Io confesso che in Bangladesh non sono mai stata, e le mie, diciamo, i dettagli, queste cose derivano da studi, letture, filmati, insomma dall'essersi documentati. Però, insomma, forse anche tutta la tradizione, tutta la letteratura, anche la tradizione indiana, un'ispirazione la danno, poi
i paesi orientali in Oriente sono stati, i paesi orientali diciamo che hanno degli elementi, dei denominatori comuni. Ho studiato molto, devo dire, l'aspetto della natura, soprattutto quando vanno al mare, perché quello del mare è un problema che non riuscivo a immaginare come fosse il mare del Bangladesh, quindi lì ho avuto qualche difficoltà. Lo leggerete nel libro com'è sto mare del Bangladesh, speriamo che sia veramente così. Ecco, un'altra cosa che mi è piaciuta, diciamo, anche diciamo, mettendomi un po' nei panni dello scrittore, no? Perché io ho scritto qualcosa, eccetera, è il fatto che hai scritto tutto in prima persona, differenziandoti a volte eri Sadia, adesso lo pronuncio meglio, Sadia. Gli accenti li sbaglio tutti. E quindi in prima persona con lei, ma anche in prima persona con lui. E devo dire che vestendo i panni maschili, in qualche modo sei riuscita a dare un'idea di questo personaggio così negativo, così... Ecco, parlami di questa tua tecnica letteraria. Ma allora, più che una tecnica letteraria, almeno per me, è un cercare di immedesimarmi. Allora, io ho cercato di immedesimarmi in un uomo ignorante, contadino, che aveva vissuto, che nonostante vivesse in Italia, aveva sempre comunque vissuto nell'ambito limitato dei gruppi bengalesi, perché questo è un aspetto sociale importante. Che cosa ha fatto Sadia rispetto a quello che viene abitualmente fatto da chi si trasferisce in Italia? Sadia è uscita dai confini dei gruppi stretti dei bengalesi, cioè Sadia ha voluto integrarsi, che questa è la differenza, perché la tendenza, soprattutto degli uomini che vengono a lavorare nel Bangladesh, è quella di isolarsi e di frequentarsi fra di loro. Quali sono le abitudini del Bangladesh? Non è che i bengalesi o le bengalesi escano e vadano al cinema, a teatro, si vedono ognuno in casa dell'altro, quindi questa realtà trasferita in Italia significa impossibilità a integrarsi, perché sono costantemente abituati a frequentarsi tra parentesi e andarsi a fare visita uno con l'altro senza mai ampliare gli orizzonti. E quindi anche quest'uomo è un uomo che non ha mai ampliato i suoi orizzonti, perché fatica a scrivere, perché non sa quasi leggere, perché ha bisogno di Sadia quando deve compilare un modulo, perché poi lei è indubbiamente una donna intelligente e sveglia, mentre lui è rozzo, lui non vuole uscire dal contesto, non ha questa fiamma che lo induce a capire che forse è lui che sbaglia. Lui rimane lì perché pensa di essere nel giusto a rimanere lì. E io ho cercato di capire cosa poteva pensare Fahim nel suo contesto, con la sua preparazione, con la sua mentalità, con il suo contesto, in mezzo ai contadini, vive nel paese delle zucche e delle patate, cosa poteva uscire da lì. Questo è un po' almeno quello che ho provato a fare. Certo, Fahim non è stato da me intervistato, io ho sentito solo una voce, mentre tutti gli altri personaggi, chiaramente. Per tutti gli altri personaggi ho dovuto lavorare di intuito, di fantasia, di immedesimazione. Ecco, però invece di Sadia non hai esattamente lavorato di fantasia, perché l'hai conosciuta realmente. Certo. Ecco, ci puoi parlare della Sadia, quella vera? Ci riuscirò. Perché come ho scritto anche sull'articolo su Spezia Miro, sei entrata molto nell'intimità, proprio nella privacy più profonda, no? Io l'ho chiamata non prima notte di nozze. Ecco, come sei riuscita, che tipo di rapporto c'è stato con la vera Sadia per entrare così in questi dettagli? Ma allora, io non sono entrata in questi dettagli direttamente, io so che mi basta sapere che questa ragazza mi dice che ha
sempre subito violenza perché non è mai stata consenziente nei rapporti col marito. Era anche molto giovane, non conosceva nulla neanche del sesso, perché era assolutamente tabù, come era peraltro fino a pochi anni fa qui da noi, non è che ci sia molta differenza da questo punto di vista. E quindi io ho cercato di descrivere delle scene di violenza e di stupro, perché non c'è bisogno di vederle o di avere dei dettagli per poterle immaginare. Quindi io ho avuto la trama di questa vicenda, ho avuto la storia, i personaggi, per esempio un personaggio che nel Bangladesh è molto importante, che è la figura della nonna materna. Ecco, io non mi... In molte tradizioni c'è la presenza della nonna come importante. Nel Bangladesh la nonna materna è una figura molto importante, che ha capacità decisionali. È ovvio che l'invenzione di questo personaggio, la creazione di questo personaggio è nata dal fatto di sapere che questa nonna materna è una nonna che ha grande importanza nella vita di una ragazza. E poi naturalmente tutto il resto è scrittura, tutto il resto è romanzo. Però le figure, le persone, per esempio questo padre, il padre di Sadi, è un padre buono, non è un uomo violento, non c'era violenza nella famiglia sua. E però è un padre buono, ma è un personaggio scialbo, è un personaggio che è un buono che non esiste, forse proprio perché essendo buono non aveva un ruolo in una società dove l'uomo deve avere invece una sua, un suo dominio, quindi quasi poco considerato per essere una persona mite, ma non fa nulla per aiutare Sadia perché è talmente mite da essere nullo. E quindi tutte queste cose fanno nascere qualche informazione sul ruolo che hanno avuto i vari familiari, fa nascere in me il personaggio che cerco di trovare come coerente con il resto della storia. Ecco, mentre adesso ti devi mettere da un po' di riposo un secondo, sì. Passiamo alla seconda lettura. Sì, un bicchiere d'acqua per più volentieri. Anch'io, se è possibile. Vuoi bere? Sì. Giorno, all'alba, prima che Fahim uscisse, chiedevo spaurita: posso uscire oggi? Lo sai quello che devi fare, accompagnare i bambini fino al provino della scuola e poi andare a riprendere. Non farmi ogni volta le stesse domande, non lo sopporto inviare. Oggi devo portare Nabila dal pediatra a Mandorecchio, azzardai una volta. Ti do un'ora, mi chiami quando esci e mi richiami appena arrivi. Sarà da aspettare, non posso farcela in un'ora. Un'ora è fin troppa, fatela bastare. Dovetti correre quel giorno. Avevo Rai per mano e Nabila in braccio. Le vecchie ciabatte mi impedivano un passo. Finii per toglierle e camminare scalza, ma feci comunque tardi. Lo chiamai più volte per avvertire che dovevo attendere il mio turno e poi, appena uscita dallo studio, alla fine lo chiamai per dire che ero rientrata. Sei in ritardo, ci hai messo 2 ore invece di una. Eppure, ero stato chiaro, stasera faremo i conti. Quella sera mi prese per il collo, mi trascinò in camera e mi lasciò rinchiusa nell'armadio per un'ora. Quando Fahim telefonava per controllare dove fosse, faceva attenzione ai rumori sullo sfondo,
per verificare se corrispondevano alle mie parole. Non osavo mentire, avrebbe potuto scoprire. Il venerdì sera mi faceva sempre molta paura. Avevo davanti a me il fine settimana e nel fine settimana non potevo sottrarmi alle sue violenze. Mi picchiava, mi possedeva, mi picchiava ancora, tornava a possedermi. Guardava compiaciuto la mia paura e la mia disperazione. Un venerdì sera avevo preparato le lenticchie, le avevo cotte con tante spezie come piacevano a lui. Diceva sempre che quel che cucinavo non sapeva di nulla. Misi la pentola in tavola e, come sempre, servì lui per primo. Stavo per servire i bambini, ma lui scattò in piedi. «Puttana!» urlò sputando nel piatto. «Hai messo troppe spezie, questa roba fa schifo!» Afferrò la pentola e mi lanciò addosso il contenuto bollente. Le lenticchie mi si appiccicarono sul vestito e sentii un bruciore insopportabile sul seno, sul ventre, sulle gambe, sulle braccia. Uno schizzo mi era arrivato anche in faccia. Corsi in bagno, mi strappai il vestito di dosso e mi gettai sotto l'acqua fredda. Macchie rosse e bolle mi coprirono il viso e il corpo, ovunque fossi stato colpito. Quando mi affacciai dal bagno, lui se ne stava allungato sul letto a guardare la TV. Trovai i bambini infilati sotto l'acqua. Pensi che nulla fosse successo e mi misi a pulire, pregando che non arrivasse prima che io avessi rimesso tutto. Bene, una considerazione è che hai la fortuna di avere un editore molto, molto bravo e che segue molto il proprio autore. Che è una cosa che avevo notato in quell'incontro al Jolly, proprio, diciamo, hai un editore che ti segue accuratamente, partecipa a tutti quei incontri ed è anche molto, molto bravo da un punto di vista dell'estetica, eccetera, perché solo questa copertina vale quasi il prezzo del libro. E magari se ci racconta, ci raccontate come è nata questa foto, perché mi ha molto, è quella che mi ha attratto come prima cosa. Si vede, sì, indubbiamente avere un editore, tanto è un editore scrittore, quindi l'editore scrittore aiuta perché è molto sensibile alla forma e dà anche coraggio e indirizzo. E poi adesso ci facciamo raccontare com'è nata la copertina. Allora, grazie, grazie per osservazione, che naturalmente mi dica di piacere. No, perché non ho detto una cosa, scusa, sì? Perché diciamo, ho conosciuto questo editore perché ha editato qui a Spezia un libro molto bello, quello della Léance François. No? Quindi I speak only English. Che praticamente è un libro diciamo di questa associazione sia francese che tedesca, lo dico in italiano, e che praticamente è sui viaggiatori stranieri, quindi gli artisti eccetera che sono venuti nel Golfo, ed è un libro bellissimo proprio anche da un punto di vista estetico, cioè di grafica eccetera, molto elegante. Sì, grazie di aver citato anche questo libro, un libro a cui tengo molto, un libro che è stato pubblicato un anno e mezzo fa in collaborazione con l'Alliance Francese e con l'associazione italo-tedesca. È un libro a cura di Cesare Giorio, Annalisa Tacoli, Chiara Cozzani e Marzia Ratti, ed è un libro che, come dire, traccia tutta la storia o gran parte della storia della stratigrafia, vorrei quasi dirvi, dei viaggiatori che passano da questo lembo della Liguria, e quindi naturalmente nel Golfo della Spezia, ma anche in tutta l'area delle Cinque Terre e nell'area che si estende fin quasi a
alle propaggini più alte della Toscana e che descrivono questi luoghi, essendone rimasti ammirati. I viaggiatori naturalmente partenti dalle regioni a cui si riferiscono o che più approfonditamente studiano le associazioni che hanno collaborato, diciamo, con cui abbiamo collaborato per l'edizione, quindi essenzialmente viaggiatori francesi e tedeschi, ma non solo. E si scoprono delle cose meravigliose, perché si scoprono proprio, come dice il titolo del libro, voci e sguardi, cioè la varietà dei modi con cui si può dire la bellezza di questo golfo e la varietà degli sguardi che si sono posati arricchendo la visione di questo golfo. Quindi grazie per aver citato questo libro. Vi dico due cose, come è nata la copertina, perché non voglio sottrarmi alla domanda di Giuseppe Ribisi. Allora, la copertina è nata con una lunghissima gestazione, come sempre accade con le copertine, facciamo molti bozzetti e poi ne scegliamo quello che ci pare più congruo rispetto alla rappresentazione del contenuto, ma anche quello che forse più emotivamente possa trasmettere ciò che riteniamo il libro contenga da questo punto di vista. Questa ragazza è una ragazza inventata, è una ragazza che non esiste, che è stata disegnata a partire dalla suggestione della vera Sadia, ma come dire in maniera del tutto immaginaria, che veste i colori che Sadia tradizionalmente veste, e quando abbiamo avuto modo di presentare il libro alla sua presenza, lei ha messo un abito molto simile, ha indossato proprio un abito molto simile a quello che vedete indossato alla ragazza di copertina. E poi abbiamo inventato questo fondale, che invece è un fondale immaginario che vorrebbe dire cose su il passato, il presente e anche l'aspirazione verso il futuro di Sadia. Quindi vedete queste piante rampicanti nella direzione del suo sguardo, che vogliono dirci appunto la maggiore leggerezza, la maggiore armonia con la natura, che significa vita, il desiderio di vita della ragazza qui raffigurata. Ultima cosa che desidero dirvi: oggi fare gli editori non è facile, lo sapete, lo sappiamo un po' tutti, lo si dice correntemente, è cosa abbastanza nota, ma ve lo posso dire, come dire, in presa diretta e per esperienza personale. E anche gli scrittori, però gli scrittori più facili, perché come si dice, il nostro è un paese di grandi, di molta scrittura e di poca lettura. Guardate che questo è un fatto vero. Quando si dice che in Italia tutti scrivono e pochi leggono, è purtroppo tragicamente vero. Noi editori talvolta ci troviamo ad incontrare degli autori ai quali suggeriamo, soprattutto quando si voglia svolgere il nostro lavoro in maniera abbastanza avvertita, con una certa prudenza, che vuole dire soprattutto aiutare gli autori a condursi al meglio per poter trovare la migliore rappresentazione della propria scrittura, per trovare la propria strada nel migliore dei modi. Credo che sia una delle funzioni di un editore che fa bene, che cerchi di far bene il proprio lavoro. Ecco, quando noi diciamo bisogna leggere di più per scrivere meglio, quando noi indichiamo un certo percorso di letture, spesso gli autori ci dicono ma io non ho tempo di leggere, però ho il tempo di scrivere, no? È abbastanza singolare questo, e accade nel nostro paese, guardate che accade. Io infatti sono molto felice di questo incontro, di questa sera, di trovarci qui, perché siamo attorno ad un libro, e questa già di per sé è una magnifica notizia. Questo per me è un fatto che mi conforta, mi rallegra e mi rafforza anche in un mestiere che, vi dico, è difficile, che io cerco di svolgere, mi permetto di parlare alla prima persona, ma voglio dire, credo tutti gli editori che come me cercano di svolgerlo in maniera attenta devono fare o fanno così, facendo incontrare i libri, attraverso i libri che sono una sorta di focolare, e quindi mettendoci attorno ai libri, facendo incontrare attorno ai libri gli autori e i lettori. È molto importante incontrare i lettori, è molto importante portare i libri ai lettori, perché appunto noi rischiamo nel nostro paese che questa
straordinaria occupazione che è la lettura, e niente ci fa crescere quanto la lettura, niente ci fa vivere tante altre vite quanto la lettura, diceva Petrarca, e questa straordinaria occupazione, questa meravigliosa attività vada perdendosi. E le più giovani generazioni hanno un tempo troppo frammentato per la lettura, molto spesso. Sono sempre, il loro tempo è sempre interrotto. Ecco, allora il mio vuole essere anche un po' un richiamo, un appello, una chiamata alle armi. Cerchiamo di batterci perché i nostri figli, i nostri nipoti leggano, leggano tanto, amino i libri, amino la scrittura. Voi siete qui per questo e io sono felice di questo e vi ringrazio. Bene, facciamo leggere Daniela l'ultima lettura e poi chiudiamo con le domande del pubblico. Fahim fa progetto. Anni fa, leggere il terrore nei suoi occhi quando ricasavo la sera mi ripagava delle fatiche della giornata. Per me era una piccola soddisfazione. La soddisfazione aumentava quando, con un pretesto qualsiasi, la trascinavo in camera, prendendola per i capelli e mi gettavo su di lei con calci e pugni. La sentivo urlare e poi piangere e tremare sotto le botte. Picchiavo fino a farmi male. Su di lei sfogavo tutta la mia ira. Alla fine, quando la vedevo a terra gemente, quando sentivo implorare pietà, arrivava finalmente il momento di prendermi la mia soddisfazione di nuovo. Le strappavo gli stracci che aveva addosso e la penetravo con tutte le mie forze. Soltanto in quell'attimo il furore che mi aveva animato finalmente mi abbandonò, lasciando il posto alla calma perfetta. Dopo mi sentivo saziato, potevo concedermi un meritato riposo. Ma oramai non mi basta più. La bestia qua dentro mi divora. I pianti e i gemiti non mi appagano. Vederla soffrire la fame non mi dà più il piacere di una donna. La mia bestia si è fatta, negli ultimi tempi, sempre più smaniosa. Devo trovare nuove soddisfazioni. Devo leggere nel suo sguardo l'espressione smarrita del capretto quando stai per tagliare il rame. Mi sono procurato un coltello, si tratta di un pugnale affilato che ho comprato per pochi euro da un venditore. Era domenica mattina e mi aggiravo per il mercato di Porta Cortese. Fui attratto da una bancarella carica di un po' di tutto, specialmente lame e coltellini. I miei occhi caddero sulle merci esposte. Cercavo qualcosa, ma neppure io sapevo che cosa. Il venditore bengalese, piccolo e grasso, con piedi più larghi che lunghi, aveva chiesto: «Che ti serve, amico?» Sentendo parlare nella mia lingua, fui ben disposto e gli risposi volentieri: «Sto cercando un keris e mi serve ben affilato. Che ne vuoi fare? Vuoi forse fare fuori tua moglie?» La sua uscita mi aveva ammazzato il rispetto. Come può conoscere le mie intenzioni? Mi ero chiesto. Ma il venditore stava ridendo con i pochi denti che gli erano rimasti. Così anch'io avevo riso. Avevo alzato le spalle e risposto: «Non mi occorre per il pesce, per ora». Ancora una risata. «Ho quello che fa per te». L'uomo aveva frugato, annaspando, nelle casse ammonticchiate l'una sull'altra. Alla fine, con aria soddisfatta, aveva esclamato: «Eccolo qui!» E mi aveva messo in mano un arnese avvolto in uno straccio. Lo avevo preso e ne avevo scoperto il contenuto. Si trattava di un pugnale con un manico di legno liscio e la guaina di pelle. Istintivamente lo avevo afferrato e sollevato per esaminarlo meglio. La lama aveva mandato un bagliore di luce. Sulla via di casa avevo cominciato a pregustare il piacere della minaccia. Ora, per te, maledetta donnaccia, non ci saranno più soltanto le botte. Ora che anche il mangiare ti è impedito, a te, che pensavi di poter campare sulle mie fatiche, non resterà più neppure il sole. Da stasera dovrai vivere
col terrore di essere sbozzata come un animale. Allora, prima del firmacopie, eccetera, immagino che ci siano delle domande. Io ne ho una, però la... Che fine ha fatto questo bastardo? in realtà poi lui è stato processato, condannato e rimesso subito in libertà. Stai spoilerando. Sto spoilerando, ma mi viene chiesto. Comunque, vive. È una brutta realtà perché io conosco alcune delle conoscenze di persone che hanno subito da una lingua italiana e nonostante gli interventi di carabinieri, forze e tutto, gli sono sempre stati detti non fare una sporca denuncia perché lì è una persona morta. Quindi mi rendo conto che... Ma dunque, quello che ha salvato questa ragazza da morte certa, perché in realtà il marito stava programmando di ammazzarla, è stato che nel momento in cui si è rivolta alle istituzioni lei ha tagliato i ponti col mondo che le apparteneva, non ha chiamato casa, non ha cercato gli amici, i conoscenti, lei ha avuto la forza e il coraggio di tagliare per anni e questo, diciamo, l'ha aiutata a non uscire, non commettere quelle debolezze che purtroppo non solo nelle ragazze extracomunitarie ma anche nelle nostre donne che subiscono violenza, quella debolezza di farsi convincere a incontrarsi con una scusa qualsiasi, quella è il motivo per cui di solito non ne escono. E nel libro troverete qualche storia di quelle in cui si è imbattuta Sadia nel suo percorso di recupero, di ripresa, in cui ci sono donne che, essendo state con lei in questa storia, poi non si sono salvate. Se ne fa qualche accenno di personaggi così, perché il concetto è quello che tu puoi accettare gli aiuti ma devi essere rigoroso nel rispettare la prudenza, e invece purtroppo la debolezza è quella che poi la prudenza non viene applicata, almeno quello che penso che è venuto fuori da questi racconti. Anche se quando va a Cipro lascia scritto. Lascia scritto perché c'aveva anche la sua dignità, il voler far sapere che lei non voleva non lasciare traccia, lei voleva far sapere che se n'era andata. E non so perché. Anche per essere seguita da altre donne della stessa situazione. Beh, certo, questo potrebbe essere un esempio. Altre domande? Però non c'era il come che vi siete conosciute? Lei è Sadia. Ci siamo conosciute perché è la mia estetista. Sì, quindi sì, ci siamo conosciute per questo, ho cominciato a raccontare. Poi è anche brava. È anche bravissima, è molto brava. Prego. La curiosità, posso sapere se riuscite a portare questo libro in qualche modo verso la comunità inglese? Per carità. Ma per carità, non sarebbe qua. Penso che mi avrebbero già fatta fuori, sinceramente, perché non. Allora, il messaggio è forte. Il messaggio è forte. E non è una. Io vorrei che fosse chiaro che non è né la condanna di una religione né la condanna di una civiltà. È purtroppo la condanna di un'abitudine che viene mantenuta e coltivata, che in tutto sommato il ruolo della donna è quello di ubbidire. Il problema di Fahim, che la odiava così, ma perché la odiava così, mi sono chiesta, perché contraddiceva le sue aspettative, perché lui si aspettava una donna ubbidiente che facesse quello che lui diceva, e si è trovato di fronte invece a una persona che non ci pensava neanche, prendeva le botte ma continuava a conservare la sua dignità. È questo che lo ha messo, che gli ha via via. Sto facendo una ricostruzione dentro la mentalità di Fahim, quindi non lo so quanto sia vero o sia falso, però io penso che sia questo. Lui si aspettava un determinato riscontro e non averlo avuto ha alimentato sempre più il suo bisogno di violenza fino a comprarsi il coltello.
Sai cosa ci ho trovato? Che ascoltando tutto, una cosa assurda, un paragone tra Sadia e Giulia Cecchettini. La stessa cosa. Ma il percorso, allora, i percorsi che portano a via, l'uomo è uomo e la donna è donna. Lei non si è salvata, ma quante lui voleva fare salvate? Le stesse cose, non sì, voleva... le stesse, lo, è il processo è lo stesso. Il processo mentale è quello di questo accumulo di odio nei confronti di chi tradisce, chi tu pensi di essere innamorato e qualcuno tradisce le tue aspettative. Io penso che credano di essere vittime di un'ingiustizia gli uomini che commettono questo. Sì, io su questo volevo dire che avendolo letto, diciamo, mi sono detto, va bene, stiamo parlando di un'altra realtà, eccetera, ma non è che da noi le cose siano tanto meglio. Purtroppo ogni giorno leggiamo cose di persone che forse sono anche peggio di queste. Ma leggiamo, ma guardiamoci intorno, perché ognuno di noi sicuramente conosce qualche realtà tragica che si consuma in famiglia. Purtroppo non è una cosa così stravagante o così singolare. È molto, secondo me questo fenomeno un po' di prevaricazione è abbastanza diffuso. E anche noi dobbiamo percorrere, anche noi italiani dobbiamo ancora percorrere, non siamo ancora arrivati in fondo a un percorso di parità, la verità è questa. Forse la differenza è che la mentalità comune non è così. Io ho conosciuto una ragazza bengalese che fuggiva da un marito violento e si vestiva all'occidentale. Lei mi ha raccontato che una volta su un pullman un suo connazionale l'ha insultata perché andava in giro da sola e vestita all'occidentale. Certo, quindi certo. Il problema è quello di una mentalità comune, di questo, che forse da noi almeno ci vergogniamo. Almeno no? Sì, questo sì. E questa mentalità comune diffusa è alimentata dal fatto che i gruppi bengalesi, per rispondere alla domanda, si isolano, mentre invece la volontà di Sadia era quella di essere italiana. Lei dice io sono italiana, mi sento italiana, ma invece i bengalesi si isolano e si vivono sempre tra di loro, nei loro ambiti si frequentano tra di loro, non si mischiano perché non vogliono perdere questa loro prerogativa, che ritengono evidentemente una buona prerogativa. Sì, ma la violenza è comune in Italia, in Banca, è comune perché c'è una base comune. Secondo me c'è proprio una base comune, che è una società come le nostre società, sono società gerarchiche, quindi patriarcali, quindi non solo c'è la sottomissione della donna rispetto all'uomo, ma dell'uomo rispetto al suo capo, del capo rispetto al capo del capo, quindi c'è tutta una scala gerarchica. Certamente le donne possono essere picchiate così come i bambini perché sono più deboli, il padrone può anche poi licenziare, fare soprusi, minacce varie, e non arriva a picchiarlo in Italia. Però la mentalità, come dicevo, è la stessa, cioè noi siamo abituati a vivere in una società autoritaria, gerarchica autoritaria, perché ognuno ha il suo ruolo e quindi è dipendente. È servo di un padrone, cioè il padrone serve di un altro padrone, quindi è tutta una scala che poi si trasmette nella violenza, poi si traduce nella violenza quando vedi che quello violenza sia, può essere verbale o anche fisica, se vedi che è sottomesso, è sottoposto, non rispetta il suo ruolo di sottomesso. È un problema di libertà, la libertà è sempre la parola giusta, bisogna cercare di conquistare la propria libertà e la propria autonomia, fare fronte. Queste donne non cambieranno mai, cioè queste società, io conosco grandi società di libertà, qui posso dire anche delle sciocchezze, però cioè queste sono le vite talmente chiuse. Esatto, il problema è quello. Non c'è soltanto un marito, cioè c'è un No, no, il problema è quello, è sempre questo il problema, di gruppi chiusi che non si aprono, si riuniscono, si vedono la domenica, si incontrano, che
questo è anche il beneficio che noi diamo a loro, e loro cosa prendono da noi? Soltanto bisogna vedere qual è la realtà nel loro paese, dove la condizione di vita, le condizioni di vita sono veramente drammatiche. E, però la loro mancanza di volontà di integrarsi deve scomparire con la frequentazione dei bambini nelle scuole. È l'unico percorso che possa salvare loro e noi, è l'integrazione, non c'è un altro passaggio. L'integrazione è resa faticosa da questa loro volontà di isolarsi. Speriamo che passi con i bambini che vanno a scuola, che recepiscono la nostra cultura, che per quanto abbia delle limitazioni sulla libertà è comunque sicuramente maggiore di quella di cui godono loro, non fosse altro perché ci sono condizioni economiche un pochino migliori rispetto alle loro, perché la loro è una tragica realtà. Fuggono, però hanno anche una tragica realtà. Guarda che quando ho vissuto in Germania un periodo, no? E ho visto che gli italiani, anche gli italiani stessi, gli operai italiani migranti lì, lavoravano nelle fabbriche tedesche, facevano un gruppo a sé, cioè si ritrovavano tra di loro, è un po' un processo reciproco, perché c'è da una parte la tendenza all'emarginazione, perché gli italiani che andavano in Germania non è che venissero accolti a braccia aperte, forse noi accogliamo molto meglio dandogli le cure mediche, dandogli le scuole, i bengalesi, di quanto non abbiano accolto noi quando andavamo in Germania. È così, in Germania non ci accoglievano, quindi forse questo bisogno di stare insieme era anche dovuto a una mancata accoglienza. Io penso, poi ognuno ha vissuto le sue esperienze. Però vorrei dire una cosa, secondo me lo spirito del libro si deve estendere alla realtà delle donne in generale, perché non dobbiamo dimenticare che in Italia almeno il 90% dei femminicidi viene fatto da italiani. Verissimo, verissimo, infatti questo è il libro di tutte le donne. Cioè, e la cosa ancora più grave, voglio dire, prima si è parlato, qualcuno ha accennato a questa cosa orribile della Cecchettin, voglio dire, il Turetta è uno di buona famiglia, uno che sicuramente non è incapace di intendere e di volere nella maniera più assoluta, e ha prodotto una modalità di ferocia simile, cioè noi ci indigniamo, no? Perché sicuramente, purtroppo questo tipo di realtà le conosco anche a livello di stranieri, perché ho lavorato in un centro antiviolenza e ho lavorato anche con posso immaginare. Quindi voglio dire, diciamo che in alcune realtà è una cultura molto più radicata, no? Che purtroppo riguarda il quotidiano della maggioranza di queste donne in Bangladesh, in Egitto, paese sicuro, dichiarato paese sicuro da questo governo, quindi voglio dire una realtà che per queste donne è molto più quotidiana forse, no? Che per le donne italiane, però non dimentichiamo appunto che la maggioranza dei femminicidi nel nostro paese è fatto da uomini italiani, cioè voglio dire anche di varie estrazioni culturali, eccetera, eccetera. E quindi il messaggio di questo, l'indignazione, no? Che questo libro porta, no? Perché parla di una realtà che sicuramente è all'estremo, deve essere un'indignazione che ci deve accompagnare quotidianamente nella realtà di molte donne, anche a volte delle nostre vicine di casa magari, no? Infatti. O appunto. Infatti, secondo me il messaggio è: facciamo attenzione, perché qualcosa nel nostro piccolo potremmo anche fare quando ci troviamo di fronte a episodi. Lavorando in un centro antiviolenza, immagino che ci siano molti casi in cui un aiuto dall'esterno possa essere risolutivo rispetto a lasciare, ad abbandonare ognuno al proprio destino. Il libro, insomma, quello che è stato detto sinora, il fatto che comunque anche in una donna che proviene da un paese diverso dal nostro ci sia stata la capacità di cogliere una strada di salvezza, no? In qualcosa che comunque bene o male, no? In questo paese è così, vabbè, diciamo critico, diciamo questo termine, esiste comunque. Certo. La capacità di una donna. No, l'accoglienza delle istituzioni le ha permesso di salvarsi. Questo è molto importante. Questo è molto importante, è un altro messaggio. Tutto sommato
la fiducia nelle istituzioni, però rispettando le regole, le dure regole che ne conseguono. Cioè, questo sicuramente, perché altrimenti non è perché altrimenti non ci si fa. Bene, allora chiudiamo. È stata una bellissima presentazione, bellissimo incontro, diciamo forse uno dei più belli, posso dirlo. Quindi vi ringrazio tutti, ogni martedì qui succede qualcosa, ovviamente il 12 novembre succederà qualcosa che mi riguarda, quindi siete tutti invitati. E ringraziamo Donatella. Grazie, che ringrazio tutti voi. Per la partecipazione. Ringraziamo l'editore perché ha saputo valorizzare. Ringraziamo Daniela Feltrinelli che ci ha aiutato. Ringraziamo Lampi che è stato ospitato. E anche se lui non vuole, sì, ringraziamo Paolo Lucorini che è la mente. Ovviamente, diciamo, come tutte le presentazioni, c'è cioè firma copie, quindi lì ci sono dei libri a disposizione, Donatella a disposizione per altre domande e così via. Grazie. Grazie.